Obiettivo centrato. Daniel esce dalla pericolosa trasferta di Magione con in tasca la leadership di campionato, confermata grazie ad una eccellente prestazione in gara 2. Una vittoria dolcissima ottenuta con autorità, scattando dal palo come un fulmine e consacrando la fuga fin sotto la bandiera a scacchi, rifilando un gap di quasi 15 secondi al secondo classificato. Gap che evidenzia la supremazia dell'Alfiere Rent Cargo, capace di fare la differenza anche con gomme slick, quando sul tracciato era cominciato a piovere. Oltre alla vittoria, il driver capitolino arricchisce il suo carnet in classifica generale coi punti extra ottenuti dalla pole position e dai due best lap di entrambe le corse. Il rammarico per la sfortunata partenza di gara 1 causa evidenti problemi alla corsa del cambio fra la prima e la seconda marcia, è così stato assorbito in fretta. L'attenzione si sposta ora verso l'attesissimo debutto nel GP Masters di Formula 3 in programma a Zandvoort il prossimo weekend. Un fine settimana che sancirà il ritorno di Daniel in ambito internazionale dopo i fasti con la Formula Renault degli anni scorsi. Nella qualifica del sabato abbiamo ottenuto una pole partendo oggi in gara 2 prime e vincendo sotto l'acqua, grazie al team che mi ha sostenuto in questo risultato.